Sono tante le saracinesche abbassate a Livorno, segno di un commercio che dal Covid non si è più ripreso. L'aumento del turismo, grazie all'arrivo di numerose navi da crociera in porto, ha dato una boccata d'ossigeno, ma non basta. I numeri delle attività chiuse sono allarmanti. In Italia sul trimestre 2023 e su quello 2022 sono chiuse 75.000 imprese, 8.000 in Toscana, oltre 400 nella provincia di Livorno. Sono dati allarmanti che ci fanno molto preoccupare, dobbiamo trovare una soluzione, altrimenti purtroppo le nostre città saranno sempre più povere. Noi diciamo anche spesso che le strade, le piazze con le saracinesche alzate hanno una grande opportunità. Laddove le strade e le piazze hanno saracinesche come a Livorno abbassate, sono sintomo di grandissima preoccupazione. Oltre alla sinergia tra Confcommercio, Comune e altri enti, c'è solo un modo per Pieragnoli per salvare le attività. Non solo incentivi statali, ma credo anche una detassazione. Lo dico solo per il nostro carico dei dipendenti. Un dipendente non può mettersi in tasca 1.200-1.300 euro e all'azienda costarne 3.000, perché non è più sostenibile. Dobbiamo rivedere la tassazione, perché altrimenti non solo le aziende chiudono, ma non aprono nemmeno.